Questa sera parleremo di sanità, che è una cosa che riguarda tutti, riguarda i vecchi, i bambini, i giovani, le famiglie, le donne, tutto. Io sono qui a rappresentare il Dipartimento dei Pensionati di Fratelli d'Italia, quindi sono qui a rappresentare della gente che è anziana, della gente che ha lavorato per anni e anni e che dovrebbe, proprio per il fatto di essere arrivata alla pensione, vivere gli ultimi anni con una certa tranquillità, con una certa serenità, eccetera. Purtroppo però, per una questione anagrafica, per degli acciacchi frutto dal lavoro, ognuno nel suo campo di anni e anni, la categoria dei pensionati, la categoria degli anziani è quella che più di altre categorie, in particolari momenti, si trova a dover dipendere dal Servizio Sanitario Nazionale. Noi questa sera siamo qui per parlare di sanità. E la politica, voglio dire che sulla sanità ha delle grosse responsabilità perché purtroppo troppe volte la politica ha messo la bocca per scelte strategiche ed importantissime. La politica si deve sì occupare di sanità, ma la politica deve anche saper scegliere. Io naturalmente spetta il compito più politico che tecnico, perché sicuramente Fulvio saprà illustrarci. E la politica passa dalle nostre amministrazioni. I sindaci hanno un ruolo importantissimo su questo, giusto Fulvio? E noi per i prossimi mesi abbiamo delle scadenze altrettanto importanti. Più di 30 comuni che vanno al voto e soprattutto la città capoluogo. Fratelli d'Italia sta facendo questo perché vuole e pretende che Fratelli d'Italia vuole e pretende il sindaco di Rovigo. Perché il sindaco di Rovigo, per passare, e se sarà di Fratelli d'Italia, e di questo sono certo, avrà delle idee importanti anche su questo settore. Non solo su tutte le altre partecipate, che non voglio tediarvi sulla cosa, ma la sanità è una cosa fondamentale. Qual è la cosa che differenzia, per esempio, la sanità italiana rispetto alle sanità degli altri paesi, diciamo dei nostri vicini svizzeri, dei tedeschi, eccetera? Sapete cosa ci differenzia tanto? Le paghe. Qual è la differenza oggi di paga fra un medico italiano che inizia a lavorare, un medico svizzero, un medico tedesco o un medico belga? Abbiamo detto che i soldi sono più o meno quelli che danno tutti questi paesi. Quant'è però la differenza di paga? Diciamo fra un principiante, fra uno specializzando in Italia e uno specializzando in Svizzera. 2,5 con la Svizzera. Col Belgio siamo a 3. È una differenza enorme. Dunque capite che uno che vive a Como difficilmente che resterà a Como. Ma parliamo di qualcuno che magari ha da mettere su famiglia, da comprare casa, eccetera. E paesi tipo Stati Uniti d'America, tipo Svizzera, eccetera, sapete che cosa fanno? Loro, per risparmiare, diminuiscono il numero di studenti che vanno a medicina, perché quella è spesa, chiaro? E che cosa fanno? Aprono annualmente le porte a chi ha fatto medicina in altri paesi. Per l'America, adesso vi dico per l'America. Avete finito medicina a Kabul? Secondo voi potete venire a lavorare in America, sì o no? La risposta è sì, potete venire a lavorare in America. Perché? Perché bene o male, anzi non bene o male, esistono degli standard per cui una facoltà di medicina dà il diploma di medicina. L'università di Kabul, per esempio, dà secondo gli standard che sono accettati dall'America. Ma ricordatevi, vale anche per gli studenti americani.
Qualunque studente americano che finisce qualunque università americana, che può essere Yale o che può essere anche quella del tuo vicino, vicino di casa, alla fine del suo studio deve fare un esame a livello statale. A questo esame partecipano tutti, possono partecipare gli afghani, possono partecipare i turkmeni, possono partecipare anche quelli del Botswana. Passa l'esame chi supera il limite di voti e dopodiché è sul mercato del lavoro. Credo che Fratelli d'Italia abbia la grande responsabilità di governare attualmente, ma avrà delle responsabilità sempre più importanti, guardando le statistiche, le nostre proiezioni ci dicono che dovremmo essere classe importante anche nell'amministrazione della nostra regione e del nostro territorio. Per cui io mi auguro che tra 2 anni Zaia se ne andrà probabilmente per altri lead istituzionali, ma tocca ad Alleanza, a Fratelli d'Italia, esprimere la candidatura alla presidenza della regione, e quindi mi auguro che andiamo con idee chiare e con persone assolutamente preparate e competenti per affrontare un tema delicatissimo e difficilissimo. Inutile dirlo, nel settore della sanità e dei servizi sociali si misura la qualità della vita dei cittadini e anche la qualità dell'esercizio della governance. Io pongo però alcuni aspetti che riguardano il territorio e che vivo. Sento troppo spesso, ad esempio, il sindaco, il presidente dei sindaci della provincia di Rovigo, scusate se entro dentro al dettaglio, parlare, dare i voti massimi alla sanità della provincia di Rovigo. Allora, è un voto politico, non è un voto tecnico, non è un voto che guarda i livelli sanitari di questa provincia, perché... Il dottore parlava della sua esperienza, io parlo della mia esperienza. Io ho una madre che ha 87 anni, che ha bisogno di essere operata al ginocchio e deve aspettare l'anno prossimo perché abbiamo finito il budget. Cioè, sono cose inconcepibili. Io mi auguro che magari l'anno prossimo mia mamma, all'età che ha, possa ancora vivere, sopravvivere, affrontare un'operazione, ma mi sembra che siamo di fronte a dei problemi seri, gravi, urgenti. Per non dirvi, e ognuno di voi, ognuna delle vostre famiglie ha provato sicuramente a prenotare per delle visite con dei tempi inconcepibili. Poi abbiamo anche una sanità strepitosa perché ti salva la vita. No, a Verona la cardiologia, ma alcuni settori importanti, io non sono medico, quindi non ho la competenza per poter parlare, per poter dire in maniera appropriata. Però dico, Fratelli d'Italia, cerchi di impossessarsi sempre più, Alberto, anche delle competenze in termini sanitari, perché dovremmo entrare anche noi a dire la nostra con forza, a dire la nostra con determinazione e a portare dei correttivi necessari e indispensabili se vogliamo andare avanti. Ad esempio, si parlava col dottore, il dottore affrontava il tema delle proposte. Allora io dico meno muri e più servizi. Bene. Perché noi stiamo spendendo una valanga di soldi per fare delle strutture edili. Stiamo spendendo una valanga di soldi, ad esempio, nei servizi sociali, perché abbiamo magari la porta che deve essere di 2 centimetri più corta o più lunga, stiamo a guardare delle miserie in termini tecnici e dopo ci sfuggono quelli che sono magari i costi e i servizi che dovremmo dare alla povera gente.